Dopo oltre 2 anni e mezzo, il sindacato delle tute blu della CGIL rientra in Fiat. Il segretario nazionale FIOM Maurizio Landini ha partecipato in Sevele, in Val di Sangro, a 3 assemblee, una per turno, strapiene non solo di iscritti FIOM, ha detto in conferenza stampa a Lanciano, ma anche di iscritti ad altri sindacati. Il lavoro nella fabbrica del Ducato è peggiorato in termini di condizioni del lavoro e di qualità del prodotto, ha dichiarato Landini, perché sono state ridotte le pause ed è aumentata la saturazione. Così si arriva a fine linea, ha spiegato il numero 1 FIOM, con prodotti che devono essere rilavorati. L'aumento del carico di lavoro, osserva inoltre Landini, non corrisponde ad un aumento del salario, come invece era stato promesso. Il ritorno in Fiat era atteso, ha aggiunto il segretario FIOM, ma l'obiettivo non dovrà tanto essere lo sciopero fine a se stesso, quanto invece l'apertura di una nuova vertenza. Al termine di ogni assemblea, gli iscritti hanno firmato un documento. Noi abbiamo chiesto loro di votare alla fine una carta rivendicativa, perché c'è un incontro fissato dalla Fiat con la FIOM l'11 di febbraio e noi vogliamo che lì si apra una discussione vera sugli investimenti, sul futuro di tutto il gruppo Fiat, anche della Sevel, e soprattutto che si affrontino i problemi dei lavoratori che in questi anni hanno visto un netto peggioramento. La Fiat non vuole dare un euro d'aumento, quindi il contratto specifico di lavoro sostitutivo di quello nazionale che doveva portare i salari a livello della Germania in realtà ha abbassato i salari dei lavoratori della Fiat, non solo perché c'è la cassa integrazione, ma anche dove si lavora, come in Sevel, siamo ad un abbassamento dei salari, ad un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro dentro. E sul fronte straordinario del sabato, con il ricorso agli interinali, Landini chiede invece nuova occupazione. E in più abbiamo rivendicato che in una fase come questa la Sevel, dove chiedono straordinari, sarebbe molto importante che riprendessero a fare le assunzioni, ma non i contratti interinali. Noi pensiamo che ci sia bisogno di fare assunzioni che diano l'idea di un investimento sul futuro e sulle persone, apprendistato professionalizzante, contratti a termine, cioè rapporti di lavoro certi che facciano rientrare persone che da anni hanno lavorato in Sevel, poi sono state mandate fuori, e che diano seriamente una prospettiva. Se questo non c'è, siamo preoccupati, perché tutti sappiamo che a fine del 2017 scade l'accordo con i francesi. Sappiamo tutti che la Fiat, le scelte che sta facendo, sta spostando la testa fuori dall'Italia e non è chiaro quali sono le scelte che vengono fatte. Abbiamo anche detto che bisogna aprire una vertenza generale, c'è bisogno che il governo Letta in persona, il Presidente del Consiglio, faccia finalmente quello che deve fare un governo serio, come ha fatto Obama, come ha fatto la Merkel, come ha fatto Hollande, cioè aprire una discussione vera, perché senza una ripresa degli investimenti pubblici e privati, anche in Fiat, noi rischiamo tra qualche anno di raccogliere delle macerie. Diciamo, questa iniziativa oggi per noi è un giorno importante, perché...